Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo qua nella Cursed Island Survival. Chissà se sarà l'ultimo episodio oppure no. Oggi sto provando a registrare in una maniera un po' particolare. Userò la mirrorless, la fotocamera che ho usato anche per il vlog di Natale, invece che la webcam. La qualità video è sicuramente migliore. La qualità audio, in base alla sincronizzazione dell'audio rispetto al video, oppure dovrebbe essere comunque sia una buona sincronizzazione. Spero solamente che vi piaccia questa ripresa fatta, perché io giocherò con la testa rivolta là. Poi ovviamente quando reagirò, quando dovrò parlare con voi, mi giurerò di qua, perché voi siete qua in teoria, anche in pratica. Comunque chissà, dicevo, se oggi sarà l'ultimo episodio. In teoria dobbiamo fare ancora due obiettivi, cioè questa esperienza va buggata e mi gira intorno. Quali? Ci manca make up e full set, sti cazzi lo faremo. Ci manca la find the secret library and find the cursed dungeon. Quindi adesso dobbiamo girare un po' intorno all'isola. Insomma, dobbiamo girare nell'isola e trovare quel che ci chiede. Il carbone lo prenderemo lì per lì sul momento, freaky freaky lemon squeezy, che poi cosa vuol dire non si sa, e cerchiamolo. Perché l'altro giorno stavo appunto girando, dopo aver chiuso l'episodio, stavo girellando a caso, non per trovare le cose, ma per magari rifinire qualche, magari un po' di mangiare, qualche seme, non so, anche se non credo ci sarà bisogno di fare la piantagione. Comunque stavo girellando e mi sono accorto di una cosa, ovvero guardate un po'. Sicuramente una delle due è dentro la montagna e dovremmo trovarla prima o poi. Comunque sia, il primo indizio è che il Pumpkin Man era, diciamo, come si suol dire, un pezzo, diciamo, trovabile attraverso un buco. Quindi secondo me anche gli altri indizi saranno tipo buchi, pareti strane, insomma comunque saranno degli indizi. Comunque se ci fate caso, intorno a tutta l'isola, dove in teoria uno non deve uscire secondo le regole di questa mappa, se vedete, tutta la mappa intorno è fatta, come dire, è creata fino a qui o poco più, e poi da qua viene lasciata andare la corrente del mare. Vedete il mare, come se questa parte di mappa fosse stata fatta appositamente così. Quindi che sia nel mare una delle due cose, che sia proprio in questa parte di mare fatta appositamente così, non lo so, ma lo scopriremo. Cosa dite? Entriamo prima, cioè cerchiamo prima in acqua o cerchiamo prima in montagna? Avevo un'altra idea, perché probabilmente l'entrata sarà visibile di notte, perché ovviamente magari di notte ci hanno messo una lucina apposta, glowstone, qualcosa, di modo che comunque sia almeno visibile, perché a prescindere di giorno non è che ci vede molto in acqua. Quindi direi prima di cercarlo nella montagna, poi quando si farà notte andremo a cercarla anche lì, comunque sia, no? Dite? Che ne dite? Adesso giriamo intorno ammazzando qualche animaletto, intanto mangiamo qualcosa. Animaletti, cose varie. Qui in acqua c'è qualcosa, non c'è un cazzo. Oh. Sta cosa non è regolare, eh. Bam. Ok. Aia. Io lì dentro non sopravvivo, ragazzi, io ve lo dico. Sono negato in queste cose. Contro gli scheletri poi. Madonna, quanto li odio. Quanto vi odio. Quanto. Dungeon guard. Oh. Mari. Ho capito, sono infiniti. Vabbè. 6 hours later. Non capisco se c'è un mob spawner o se sono semplicemente tanti. Quelli sono buggati. Cos'è? Un ragno. Ehi, da dietro. All'americana questi due. All'americana. Mori. Ok. È tutto tuo. Grazie. Anche la mela d'oro? Sì, anche la mela d'oro. Golden apple. Per spaccare sta fence ci vorrà 7 giorni perché non ho il materiale adeguato. Spacchiamo il diavolo. Mi ero scordato che con il piccone d'oro non si prende il diamante. In the vision that was planted in my brain still remains. Oddio, vabbè, allora siamo rifatti. Randy con lo sai che ha detto. Ho detto c'ha efficiency. Ecco, bella testa di cazzo che sono stato. Va bene, abbiamo preso i diamantotti. Allora, in cima alla montagna non c'è un cazzo, quindi per ora
rimaniamo con l'idea di aspettare la notte e andare a vedere se in mare c'è qualcosa. Se eventualmente in mare non c'è qualcosa, sono bastardi che ho scavato a casa mia, ho scavato da sopra la montagna, ho cercato sopra la montagna, lì c'è il cursed dungeon, qua sotto a caso c'è il pumpkin coso. Mettere anche un'altra cosa nella montagna sarebbero abbastanza stronzi, però vabbè, dettagli. Facciamoci anche i pantaloni di diamante che ci mancano e l'elmo di diamante che ci manca. No, gli stivaletti ce l'avevo già. Ma allora sono proprio de... Vaffanculo. Prendiamo questo diamante qua che adesso ci serve, che è stato perso nel non si sa dove. Va bene. È stato perso un diamante. Ok. Ora vedrai quel diamante di merda, lo rivoglio, non mi frega niente. Ridatemi il diamante. Tutto buggato in questa mappa. Vabbè, dettagli. Tutta la mappa buggata, mi rubano i diamanti. Va bene, ok. Quindi niente. Nient'altro si può fare in diamante. Vabbè, gli stivali a questo punto cambiamoceli quantomeno. Vediamo se è notte. Questo giorno tipo la notte dura un secondo. Cioè il giorno dura un secondo. Tanto picchiamo un creeper. Ok, abbiamo picchiato il creeper. Ancora un creeper. Tutti questi creeper. Scusate. Quanti mostri ci sono di notte? Cioè, anche se avessero messo la luce in acqua, sarebbero stronzi lo stesso, perché cioè, di notte questo posto è invivibile. Oh, la madonna. Allora, vabbè, qua non c'è niente di visible. Dico, queste cascate qua a me mi puzzano. Però vedi, una cascata qua è a stronzo. Cioè, che cosa la metti a fare? Cioè, devi avere la mente malata per mettere qualcosa non sotto quella cascata. Se sono rose, fioriranno. Se sono cachi, cacherà. Papete. Attenzione, only the numbers. Andiamo a prendere qualche riferimento magari alla montagna. Lì c'è la luce che porta. Perché sei aggressivo con me? Io non t'ho picchiato e tu sei aggressivo con me. Oddio, un pollo. Sì, un pollo. Solito battuta divertente. Allora, ora, finché metto Hello di Adele Other Side va bene uguale, che cioè nel senso è una qualcosa di fresh, mint, julep, qualcosa di nuovo. Per chi non sapesse, il mint julep è un cocktail. Vabbè, dettagli. Visto che lo spammo spesso, è giusto dirvelo. Però magari era un pollo di Richard Benson 8 anni fa, sarebbe anche il caso di non rispolverarlo più come sketch. Esplode. Sto ragno è mordace. Ho quasi fatto il giro completo dell'isola, quindi a breve o vedo qualcosa di luminoso o non vedo un cazzo o vedo qualcosa di quello è luminoso. Scopriamolo nella prossima puntata. Scherziamo, scopriamolo adesso. Allora, sicuramente è qualcosa di anomalo. Partiamo questo, perché c'è queste cose? Perché ci sono? Ah, ok. Oddio, per non far cadere l'acqua. Abbiamo trovato la Secret Library. Con cui empowereremo qualcosa. Non possiamo che non c'è lapislazzoli. Rubiamo la glowstone tutta. Il blocco d'oro lo rubiamo proprio easy. Proprio pam. Nemmeno questo ho droppato. Va bene. Questo lo trovo, questo sì. Preferisco romperle a mano, guarda. Romperle con il libro Saro. Con la Sara Sindone gli rompo queste librerie. 7 anni dopo. 12 anni dopo. 14 anni dopo. 6 anni dopo. Questo gioco sta diventando straziante. Ancora notte, cioè. 7 anni dopo, ancora notte. Vabbè. E non accenno a far giorno. Quelli bello. Mettiamo qua la roba che ci serve per finire la serie. Dunque, gli attrezzi in ferro o diamante, perché ricordiamoci dice o diamante, che dice e diamante, dice o diamante. Mettiamo questa roba qua. Allora, il Pumpkin Man lo teniamo qua, perché, anzi no, il Pumpkin Man è stato nella terra di vetro, adesso è ora di scendere Pumpkin Man. Questo lo mettiamo qua. Qui dice e o, non dice a prescindere da tutto, ci manca solamente un paio di pantaloncini. Quindi adesso andiamo in miniera e ci prendiamo un poco di ferro. Classica fotocamera che si spenge mentre sto finendo l'episodio. Oh, ferro! Ferro! Di me ce n'è almeno due! Uno! Oh, due! Oh. Torna a casa, torna a casa, torna a casa, torna a casa.
dove cazzo, cioè era andato al centro della terra a prendere, era andato al centro della terra, poi all'inferno e poi in paradiso per prendere questo pezzo di ferro o pezzo di merda, una delle due, insomma. Comunque qui c'era il carbone, l'avevo visto assolutamente e non me ne fregava nemmeno niente, probabilmente, ecco che non l'ho visto. In cima a questa scalinata a sinistra, secondo corridoio a destra, terzo ascensore al quarto piano, e dovremmo essere più o meno in casa. Bah. Questi ragazzi sono tutti gli obiettivi che c'era da fare. Allora rileggiamoceli per sicurezza, perché magari qualcuno dice non è vero, non li ha fatti tutti. Vabbè, rileggiamoceli per sicurezza. Build a shell, cioè fate un rifugio, fatto. Trovare un diamante, fatto. Fare 3 core blocks, fatto. Trovare il quiz dungeon, fatto. Find the pumpkin's hideout, fatto. Find the segretario, fatto. Make a full set of iron or diamond armor and diamond tools, fatto. Quindi ragazzi, questa è la fine dell'episodio. Spero di riuscire a recuperare tutti i file per bene, perché se è così è un fail clamoroso. Vi invito a scrivermi nei commenti mappe CTM mai fatte da nessuno o da pochi, perché se poi faccio una mappa fatta da Stepney, Surreal Power, Vegas, chiunque altro, gente mi fa copi gli altri. Ecco, questo non lo voglio, almeno evitiamo questa cosa. Difficili per più persone, se possibile. Nei commenti vi invito a lasciare un bel mi piace per fine della serie, sperando che lo riusciate a vedere. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto, ciao Nini!